in Italia. Ora ci sono stati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine durante il corteo organizzato dai No Muos a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Ci colleghiamo allora in diretta con l'inviato Guglielmo Troina. Guglielmo. Sì, Maria Grazia, adesso è tutto calmo, la manifestazione si va sciogliendo, permangono ancora, li vedete alle mie spalle, ancora dei gruppi di manifestanti No Muos, altri sono a qualche centinaio di metri da qui verso il quarto cancello, quello che in sostanza dà, diciamo così, proprio sulle antenne e sulle parabole. Momenti di tensione che si sono risolti in pochi attimi, si sono verificati, possiamo andare in onda con le immagini, si sono verificati alla fine del corteo, quando il corteo è arrivato, eccolo. Vedete, è stato un corteo festoso e anche festante, circa alcune migliaia di persone, tra 2 e 3 mila persone, un corteo molto lungo, molto partecipato. Poi c'è stato un momento di contatto quando il fronte del corteo, la prima linea, diciamo, ha tentato di sfondare il cordone del reparto mobile che proteggeva l'ingresso della base navale americana, dove ci sono le antenne del MUOS, dove c'è un imponente apparato radar che è qui per la verità da tempo. C'è stato appunto qualche scontro, una manifestante è rimasta ferita, ma insomma poi tutto si è risolto abbastanza presto e la manifestazione è proseguita. Hanno concesso ai manifestanti di andare ancora oltre, diciamo, come dire, la zona rossa. La manifestazione perché ripresa, la lotta No Muos ripresa perché in sostanza gli Stati Uniti d'America hanno fatto sapere che entro il 2014, entro un anno, le parabole saranno funzionanti, sono già installate ma sono ancora spente. Addirittura c'è una forte pressione mediatica degli Stati Uniti, che hanno anche come dire, sponsorizzato un viaggio in America di alcuni inviati di giornali e televisioni per dimostrare che questo MUOS, che sarebbe poi il sistema di comunicazione con la Marina Militare Americana, il sistema di comunicazione globale, non fa male, mentre invece ovviamente i manifestanti sostengono che il MUOS, le radiazioni del MUOS mettono a serio rischio la salute della popolazione. Hanno partecipato alla manifestazione tutte le sigle No Muos, tutte le sigle pacifiste, i movimenti antirazzisti, ma anche le mamme di Niscemi, che da sempre si battono contro questo che considerano un eco mostro. L'attenzione adesso è tutta focalizzata sul 27 marzo, dato in cui il CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, che in Sicilia è il Tribunale di secondo grado della giustizia amministrativa, dovrà decidere sull'istanza di revoca delle concessioni al MUOS, per l'appunto, per la costruzione del MUOS. E da Niscemi è tutto, linea allo studio. Grazie, allora.